oltrepassarono quella sopra le ali e morirono asfissiati. Nel sangue prelevato dai cadaveri è presente un livello mortale di alcuni prodotti chimici generati dall'incendio dell'aereo. Con l'esame tossicologico fummo in grado di stabilire che nel sangue c'erano livelli significativi di cianuro, fluoruro e monossido di carbonio. Non ci sono prove che la causa delle morti sia il fumo tossico, ma è certo che i passeggeri non sono potuti uscire prima che divampassero le fiamme. Quando salì a bordo, l'odore acre quasi mi stordì. Era uno scenario lugubre. Il fuoco aveva distrutto tutto e la fusoliera era carbonizzata, fin sopra i sedili. Dopo aver rimosso i corpi, gli investigatori ispezionano le lamiere per trovare la causa dell'incendio. Tra di essi ci sono anche agenti dell'FBI. L'FBI venne coinvolta subito per controllare che si trattasse di un incidente. Dopo le prime indagini, gli agenti constatarono che non c'erano prove che fosse stato commesso un reato. Dati i precedenti dell'aereo, conclusero che l'incendio era stato accidentale e se ne andarono, lasciando che l'NTSB si occupasse del caso. Esclusa la possibilità che l'incendio sia stato appiccato deliberatamente, gli investigatori vagliano la seconda causa più probabile, una sigaretta. Quando fumare a bordo era ancora consentito, il punto d'origine più frequente di un incendio in un bagno era la pattumiera. Gli investigatori la esaminano e scoprono che la parte superiore è bruciata, ma lo sportellino e il contenitore sono intatti. Dentro alla pattumiera ci sono resti di carta, bruciacchiata, ma non incenerita. L'incendio non può essere partito da lì. Escluse le cause più probabili, gli investigatori esaminano il relitto in cerca della causa dell'incendio. Studiando la storia dell'aeroplano, Hill scopre alcuni fatti sconcertanti. L'anno prima dell'incidente, sul giornale di bordo dell'aereo vengono riportati 76 diversi problemi tecnici. Anche se tutti risolvibili, sono troppo numerosi rispetto alla norma. La storia travagliata dell'aereo non finisce qui. Quattro anni prima la paratia posteriore si guasta provocando un'improvvisa decompressione. L'equipaggio deve compiere un atterraggio di emergenza. Ci furono diversi danni e i ragazzi faticarono enormemente per tornare a Boston. L'aereo viene riparato e rimesso in servizio, ma Hill vuole esaminare i cavi ricollegati dopo l'incidente. Alcuni di quei cavi erano stati tagliati e riattaccati. Gli investigatori esaminano tutte le giunture dei cavi che non sono stati distrutti dalle fiamme, ma non trovano alcuna traccia di archi voltaici o cortocircuiti. Un altro vicolo cieco. Gli investigatori allora spostano l'attenzione sul registratore della cabina di pilotaggio e sugli interruttori automatici. Cos'era? Lo vedo. È lì. Sì. Come una mitragliatrice. Sì, proprio così. Gli interruttori automatici saltano per precauzione. Quando iniziano a surriscaldarsi, si spengono interrompendo il flusso di corrente che arriva al motore. In questo modo si evita la formazione di fiamme. Saltano subito. Gli investigatori devono sapere se gli interruttori sono scattati perché l'incendio era già scoppiato oppure se è nato tutto da un problema al motore. L'NTSB costruisce un bagno identico a quello dell'aereo e prova a grippare il motore dello scarico per vedere se l'incendio può essere nato così. Una volta grippato, il motore raggiunge i 428 gradi centigradi,
ma anche se la temperatura è molto elevata, non è sufficiente a far bruciare i componenti adiacenti al motore. Ascoltando le registrazioni della cabina di pilotaggio, gli investigatori scoprono un importantissimo indizio. 3 minuti prima che gli interruttori saltino, nell'incisione compare un altro rumore. È quello di un arco voltaico e si ripete 8 volte. I piloti però non hanno sentito le scariche. All'interno di ogni aeroplano corrono centinaia di cavi elettrici. Gli investigatori esaminano quelli provenienti dal generatore posizionato sotto il pavimento del bagno. 2 fili scoperti potrebbero aver provocato una scintilla che potrebbe aver generato le fiamme. Sicuramente ci sono state delle scariche elettriche, ma non sappiamo se prima o dopo l'incendio. Nonostante le innumerevoli ore di indagine e i diversi controlli, l'NTSB non riesce a determinare l'esatta causa dell'incendio. Non ci sono prove sufficienti. Il punto è che nella zona del bagno i danni erano troppo gravi. L'incendio era durato molto tempo e probabilmente aveva distrutto ogni prova del vero punto d'innesco. Gli investigatori non scoprono la causa dell'incendio, ma tentano comunque di capire perché i danni siano stati così gravi. Tutti parlano di calore e fumo, ma nessuno ha visto le fiamme, fino al momento dell'esplosione. Quando l'ossigeno è scarso, la combustione è incompleta e si producono gas infiammabili che in un aeroplano si accumulano generalmente nella calotta. L'incendio nasce dietro le pareti del bagno. Il fumo, i gas bollenti e le esalazioni si intensificano, propagandosi fino all'intercapedine dietro le pareti della cabina. Questi spazi vuoti convogliano gas e fumo e forniscono così il tiraggio necessario alla combustione. L'incendio rimane nascosto dietro i pannelli, ma il fumo e i gas bollenti filtrano nella cabina attraverso le giunture. Addensandosi sul soffitto, costringono i passeggeri a restare abbassati. Le aree inaccessibili della fusoliera e la cabina sono collegate da una serie di giunture, condotti e piccole fessure. L'aereo è un grosso contenitore a pressione, in cui tutte le zone hanno subito la stessa pressurizzazione. Quindi gas e fumo sono penetrati piuttosto velocemente nella cabina dei passeggeri. Quando le porte vengono aperte per l'evacuazione, entra di colpo un'enorme quantità di ossigeno che alimenta le fiamme. Più intenso è il calore, più velocemente viene bruciato l'ossigeno. Quando i gas prendono fuoco, l'incendio divampa. L'improvvisa fiammata ha bruciato tutto l'ossigeno, trasformando la cabina in una trappola mortale. Le indagini sono al termine, ma ci sono ancora molte domande sul modo in cui l'equipaggio ha gestito la situazione. The first officer says it's starting to clear now, and at that point I reckon that the fire was under control. Il personale avrebbe potuto evitare la tragedia del volo 797. Nel 1983, su un DC-9 dell'Air Canada, l'incendio in un bagno riempie di fumo la cabina.